Un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ospitato domani per la prima volta a Pozzallo. La comunicazione è arrivata dalla prefettura di Ragusa con il prefetto Giuseppe Ranieri che annuncia l'incontro per le 11 nell'aula consiliare di Palazzo di Città. Un momento unico quindi per parlare delle principali criticità del comune, a iniziare dalla gestione dell'accoglienza legata in primis al fenomeno degli sbarchi in costante crescita e che si teme aumenti con l'arrivo del periodo estivo. Argomento dell'incontro anche quindi il tanto atteso centro migranti a carattere temporaneo nella zona industriale Modica Pozzallo, la cui attivazione si trova nella fase finale dopo l'atto deliberativo della commissaria straordinaria al comune di Modica, con il quale si consegna l'area di circa 10.000 metri quadrati ricadente nella zona industriale Asi in territorio di Modica, proprio al confine con quello pozzallese. L'edificio è stato ritenuto idoneo alla realizzazione di una tensa struttura che nei casi in cui l'hotspot di Pozzallo e il centro Don Pietro incontrato a Cifali a Comiso saranno al colmo della capienza, andrà adibita a struttura temporanea di accoglienza. Nei giorni scorsi, afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna, ho sollecitato un incontro volto a coordinare le attività di controllo e prevenzione in questo particolare momento. C'è la necessità di confrontarci su alcuni temi e individuare una strategia condivisa sulla gestione e organizzazione dei migranti in vista della realizzazione di una struttura temporanea di accoglienza alla luce di una stagione turistica importante per l'economia e l'immagine della nostra città. Inoltre, aggiunge Amatuna, occorre soffermarsi anche su temi che concernono il contrasto alle attività illecite e al fine di garantire il nostro territorio e i suoi cittadini che meritano la giusta attenzione. Avere al fianco le istituzioni è fondamentale per chi difende con trasparenza e onestà i principi su cui si fonda il nostro impegno quotidiano.